Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mi vedete completamente struccata, vacation mode, sono appena uscita dalla piscina. Siamo in Sardegna, precisamente a San Teodoro, e sono qui grazie ad Amare Italia che ci ha invitati e ci ha organizzato queste vacanze in Sardegna da sogno. Purtroppo è l'ultimo giorno qui, infatti sono un po' triste perché è stato così bello che veramente non me ne voglio andare. Come sapete, appunto, avrete visto, penso che vi caricherò prima i vlog, forse avete già visto un vlog, quindi sapete che sono qui con il mio fidanzato, abbiamo veramente passato benissimo e voglio in questo video filmarvi il room tour come vi ho promesso. Vi faccio un room tour e poi un tour un po' della struttura, perché siete curiosissimi di vedere questo hotel, di sapere qualche informazione in più che non sono riuscita magari a darvi nelle stories, quindi, e vi faccio ovviamente vedere la nostra stanza. Questa è l'entrata della nostra stanza, poi vi faccio vedere naturalmente un po' dell'hotel, la piscina. Insomma, ma iniziamo dalla nostra stanza, e qui c'è un po' uno spazio, insomma, che abbiamo qui davanti l'entrata. Qui ci sono i nostri asciugamani, i nostri costumi che si stanno asciugando, ed entriamo nella stanza vera e propria. Appena entriamo, subito davanti c'è il nostro letto matrimoniale. La nostra stanza è la 221, per informazione. E qui appunto abbiamo subito il nostro letto con i due comodini. Devo dirvi che il letto è comodissimo, ragazzi, vi giuro, una cosa incredibile. Sarà che io quando sono in vacanza dormo benissimo, ma cioè è comodissimo ed è king size, quindi non so se dalla videocamera si capisce, ma è molto più grande rispetto ai letti normali doppi che si trovano negli hotel. Questo è veramente molto molto largo. Qui poi abbiamo, no vabbè, vi devo far vedere perché sono stati carinissimi quelli di Amare Italia, che ci hanno fatto trovare nella stanza alcuni gadget, sia una t-shirt che ho già indossato, non ve la faccio vedere perché è un po' stropicciata, ma ci hanno fatto trovare questi cappellini appunto firmati Amare Italia. Potete trovarli naturalmente sul loro sito web amareitalia.com oppure sul loro Instagram, basta che cerchiate Amare Italia. Adoro, perché il cappellino è rosa. Ok, qui ci sono la smetto, qui ci sono i nostri asciugamani, qui ci sono i miei solari, e questa è sempre appunto la nostra zona notte da un'altra prospettiva. Qui abbiamo l'aria condizionata, la TV, e qua sotto naturalmente la TV in realtà c'è, ma come si fa ad utilizzare la TV in un posto meraviglioso come la Sardegna? Quindi, come potete immaginare, non l'abbiamo neanche accesa, però ovviamente c'è. Qua sotto c'è il nostro mini bar, che è anche molto spazioso, e ci potete mettere anche tipo i vostri panini, le vostre bottigliette d'acqua, la Coca-Cola, eccetera, c'è veramente tanto spazio. Poi da questa parte, questo, allora, a parte che io questo voglio averlo a casa perché è troppo troppo carino, e qui all'interno, vabbè, qui c'è la mia borsa, questa la uso soltanto per viaggiare, non la sto usando qui in Sardegna, ma siccome è parecchio grande e ci sta anche il mio computer, questa è quella che porto appunto, come sapete, quando viaggio, e il computer lo voglio sempre avere con me naturalmente nel bagaglio a mano. Queste sono le chiavi della macchina a noleggio che abbiamo qui in Sardegna. Poi qui all'interno, vabbè, il mio ragazzo mi ha preso i pan di stelle e insomma i miei biscotti preferiti. Qui ho portato il mio, questo è, a parte che vabbè non c'entra con questo room tour, ma ve lo consiglio, questo è un ferro da stiro a vapore portatile, ragazzi, che io veramente non potrei consigliarvi di più perché è comodissimo quando viaggio, poi i vestiti sono tutti stropicciati, questo è fantastico perché ti risolve il problema. Ho portato anche il treppiedi che mi ero completamente dimenticata di avere. Qui c'è la cassetta di sicurezza, che naturalmente è presente insomma un po' in tutti gli hotel. Qui ci sono il mio computer, la mia agenda, caramelle gommose e altri, il caricabatterie per il computer, e qui insomma i miei adattatori. Qui ci sono tre cassetti qua sotto, super super spaziosi, e da quest'altra parte troviamo anche un armadio che è talmente grande che insomma non ci serve tutto sto spazio, quindi tipo due cassetti li abbiamo riempiti, ma il terzo è vuoto perché c'è troppo spazio. E qui vabbè vi faccio vedere, abbiamo svuotato le cose messe nell'armadio perché siamo rimasti qui una settimana intera, quindi di solito se
sto poco tempo in un hotel, non svuoto completamente la valigia, ma in questo caso sì, perché appunto ci siamo fermati per un bel po'. Qui c'è la t-shirt di Amare Italia, ve la faccio vedere. Troppo troppo carina, e siccome sanno che adoro il rosa, appunto me l'hanno fatta trovare di questo bellissimo fucsia. Lì ci sono i miei costumi, ho portato quello di Versace che adoro, è stupendo sia come forma che come colore, ma già lo avete visto. Poi ho portato questo di Calzedonia che è del 2020-2021. Poi abbiamo, vabbè, questo è un beauty case di Benefit, ma è fantastico perché è completamente waterproof. E poi qui all'interno c'è la mia Chanelina elegantina che ho portato ma non ho messo, come il mio solito, porto sempre troppa roba. Qui invece ho portato la mia Chanelina estiva con la sabbia, che ad alcuni di voi piace, altri invece la detestano, io la adoro. E poi vabbè, lì sotto ci sono i miei sandali, t-shirt. E qui abbiamo un'altra parte gigantesca di armadio. Ci stanno le valigie e poi abbiamo appeso insomma alcune cosine. Questa è la mia camicia da mare, ho portato una giacca jeans e poi ho portato questa Saint Laurent che è tipo una giacca, però è fatta tipo in pile, perché ho visto che appunto la sera fa un po' freschetto ancora qui, quindi ho portato questa, poi in realtà non l'ho messa. E vediamo la stanza anche da un'altra prospettiva, quella appunto è la porta d'entrata. Proseguiamo, a questo punto vi faccio vedere il bagno. Ed eccolo qua il nostro bagno, è stato completamente ristrutturato, quindi è nuovissimissimissimissimo. E qui c'è la doccia che è molto, vabbè, qui c'è il nostro asciugamano, ma è molto molto spaziosa, devo dire, è stupenda questa doccia. Adoro anche in realtà lo stile del bagno, mi piace un sacco. E poi da questa parte abbiamo, vabbè, il lavandino e i sanitari. Non so spiegarvi quanto io adori vedere che c'è il bidet, visto che abito in Olanda, lo sapete, non aggiungiamo altro, lo sappiamo tutti, quindi bidet è WC. E qui abbiamo il nostro lavandino con lo specchio ed eccoci qua fuori, si sentono gli uccellini, c'è una pace qui ragazzi che vi giuro è bellissimo, nel momento in cui arrivi sei totalmente in vacanza, in relax, è stupendo. Qui ci sono le cosine che abbiamo portato, belli spazzolini, il sapone che forniscono qui in hotel, questi sono invece i docciaschiuma, sempre forniti dall'hotel. Questi sono i prodottini skincare che ho portato con me, che sono veramente pochi, ovviamente i solari sono nell'altro beauty case che avete visto, quelli non possono mancare naturalmente, ma qui appunto ci sono soltanto le cosine per la skincare. Qui c'è il mio Invisalign per la notte, la crema occhio, ho portato quella di Lab Care ed ho portato anche il roll-on di 123 Cosmetics con acido ialuronico, sempre per il contorno occhi, adoro questo prodotto ragazzi. Il mio siero per le ciglia Revitalash non può mai mancare. Ho portato, non so perché, ho portato due detergenti per il viso, uno è questo di Glow Recipe e l'altro ho portato questo di Clinique All About Clean, che mi piace un sacco, molto delicato. Crema viso ho portato questa di Lancome e l'Absolue, ottima ottima crema da notte. E poi altra crema per la notte che adoro, questa è più una maschera per la notte, il mini size, la versione da viaggio di Yepoda della The Midnight Magic, amo questa crema. E poi che cos'altro abbiamo? Ah sì, sempre di Yepoda ho portato lo struccante, sempre nel travel size comodissimo, questo è The Calm Balm ed è il mio balsamo struccante preferito in assoluto. E dello stesso brand abbiamo anche il mini size del The Glow Hero, il siero nutriente. Naturalmente il mio deodorante, come sempre, rigorosamente solo Dove. Ragazzi, io uso solo questo come deodorante, mi dispiace, ma è l'unico che funziona davvero. E poi ho portato anche il mio profumo, molto felice di aver preso il mini size del mio profumo preferito, che è l'Interdit di Givenchy, eccolo qua. E poi che cos'altro c'è? C'è la mia spazzola per extension e le pinzette.
naturalmente queste sono di Dior. E altra prospettiva del nostro bagno. Voilà. Usciamo e adesso, ripassando per la stanza, vi porto anche all'esterno e vi faccio vedere un pochino del nostro hotel, del resort, la piscina, eccetera. Quindi usciamo. Appena usciti, la porta d'entrata della nostra stanza è alle mie spalle. Davanti troviamo subito la piscina. Vediamola assieme. Ed ecco qua la nostra piscina. Lì c'è il bar, fantastico. Si possono ordinare i drink, poi berli a bordo piscina. E questa è la nostra piscina. Lì c'è il ristorante con tutta la zona pranzo o cena all'aperto. E se la piscina è davanti, subito sulla sinistra abbiamo il nostro vialetto che ci porta dove ci sono le altre stanze del resort. Adoro lo stile di questo resort, è bellissimo. Qui c'è un ulivo stupendo. E da questa parte vi faccio vedere tutta la zona dove ci sono altre stanze. Qui è molto carino perché c'è tipo una zona per bambini, ci sono tantissimi bambini in questo hotel, è un hotel anche per famiglie, non solo ma anche per famiglie. E da questa parte, cioè, guardate che meraviglia, è tutto curato nei minimi dettagli. E da questa parte appunto ci sono poi altre stanze, sia da quella parte che poi qui sulla sinistra. Volevo proprio farvi vedere perché questo è il nome, tra l'altro, Hotel Club Le Rose. C'è tutta appunto un'altra zona con le stanze. E ritornando verso la piscina, che di qua lì c'è la nostra stanza, qui c'è appunto la piscina, ma volevo farvi vedere anche il vialetto e l'entrata dell'hotel. E qui c'è la reception del nostro hotel, lì c'è sempre il logo Hotel Club Le Rose. E vi faccio vedere l'entrata. Ed eccola qui, questa è l'entrata e qui c'è appunto il nome del nostro hotel, che è un 4 stelle. È molto molto carino perché qui ci sono le siepi che compongono il nome dell'hotel. E qui adesso sto tornando nella nostra stanza, questa da un'altra prospettiva. Qui c'è appunto l'entrata con la nostra piscina. E questo è quanto per il nostro room barra hotel tour di oggi qui in Sardegna, ragazzi. E adesso torno nella nostra stanza e poi ci prepariamo per cena. Vi mando un bacio grandissimo. Naturalmente qualsiasi domanda voi abbiate sulla struttura, sulla nostra vacanza, scrivetemi nei commenti, sapete che li leggo sempre, sempre tutti. Bacio grande, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare. Venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao.